Buongiorno. Allora, ministro, che abbiamo invitato oggi perché ormai, come tutti sapete, siamo alla vigilia di questo importantissimo vertice, fra l'altro il primo che si rifarà in presenza da febbraio e i giornali ci raccontano, per esempio c'è una cronaca oggi su Repubblica di Alberto D'Argenio e Tonia Mastrobuoni che ci dice che l'incontro si terrà in una sala che normalmente potrebbe tenere 300 persone, ce ne saranno al massimo 30 e addirittura, pensate, ci sarà un medico pronto immediatamente fuori dall'uscio per soccorrere chi eventualmente dovesse accusare sintomi da Covid. Ovviamente ci auguriamo che non sia così, però insomma si capiscono le cautele, ma in un certo senso anche il piacere, possiamo dirlo, ministro, di ritrovarsi, è più facile fare le trattative vis-à-vis. Ma sì, sono 3 mesi che negoziamo via videoconferenza, che è una delle novità di questo periodo tragico che abbiamo vissuto. Però ci sono alcune complicazioni evidenti. Si immagini che stiamo discutendo di un fondo di 750 miliardi e di un bilancio europeo a 7 anni di 1.100 miliardi, con 7 capitoli, con delle rubriche, con progetti. E discuterne in videoconferenza è molto complicato, È quindi sicuramente alla complicato. fine era necessario guardarsi negli occhi e discutere e a chiudere un accordo come si fa in maniera tradizionale. Senta, sia Angela Merkel che ieri, durante la sua comunicazione alla Camera e al Senato, il Presidente del Consiglio Conte hanno detto che il tempo, la tempistica sono fondamentali. Insomma, bisogna chiudere presto, addirittura Merkel sarebbe orientata a chiudere entro domenica, comunque insomma entro la fine del mese. Secondo lei ci si arriva? Stanti i punti, Ma noi diciamo, ancora siamo da. fiduciosi. Sì, noi siamo fiduciosi perché la proposta che è alla base di questo Consiglio europeo, che è quella della Commissione, che il Presidente Michel ha ribadito nelle sue linee generali, è una proposta che ha una logica, ha una forza e anche una struttura solida. Ora, alcuni paesi, 4 paesi, contestano questa proposta della Commissione. Qui non c'è un derby tra Italia e Olanda o tra paesi del nord contro paesi del sud. C'è una maggioranza dei paesi europei che sostiene quella che è l'idea della Commissione di politica fiscale comune, che si regge addirittura su dei bond che alimenteranno il fondo per la ripresa, sostenuto dal Parlamento europeo. Quindi c'è una larga convergenza su questo progetto. Io faccio notare che i tempi sono importanti non per uno stress da vacanza, come alcuni hanno scritto erroneamente, ma perché in questo periodo di forte recessione la Banca Centrale Europea ha lanciato un programma acquisto titoli molto importante sui mercati, che vediamo che ha degli effetti anche di calma. La Commissione ha fatto scelte importanti, adesso su questo fronte manca l'accordo del Consiglio europeo. Quindi i tempi sono importanti perché la reazione dell'Europa deve essere rapida, più rapida addirittura dei propri alleati internazionali o dei propri competitor. E per la prima volta io credo che questa sia la strada nuova imboccata dopo anni di divisioni e di errori, e siamo fiduciosi non per un ottimismo di maniera, ma per un realismo ben informato. Serve questo per reagire alla recessione e difendere il mercato comune europeo. Senta, Ministro, fra le questioni che potrebbero insomma, essere oggetto proprio di trattativa c'è sia l'importo complessivo della cifra, no, che verrà stanziata, non è detto che siano davvero questi 750 miliardi, sia le modalità, diciamo così, di controllo, di veto, chi decide cosa. E questo, ripeto, sarà oggetto sicuramente di trattativa. Personalmente devo dire che però più che preoccuparmi di queste cose, io mi sono chiesta invece mi sono posta un altro problema. E cioè, noi da che io ricordi facciamo fatica a spendere i fondi europei. È un tormentone, no? Ne converrà anche lei, l'avrà sentito non so quante volte, che
ci vengono dati i soldi dall'Europa e poi noi non siamo capaci di spenderli, tant'è che spesso ci tocca addirittura restituirli o comunque arriviamo alla fine in affanno, eccetera, eccetera. Che garanzie abbiamo che questa volta, a maggior ragione, essendo anche insomma, cifre consistenti, saremo in grado davvero di vincolare questi fondi, di usarli bene, di spenderli bene? Cioè, ma lei ha ragione, non nascondo quello che è successo in passato, i problemi cosiddetti tecnicamente di assorbimento dei fondi europei in Italia hanno visto una tempistica troppo lenta. Ora, uno dei negoziati, uno degli elementi tecnici del negoziato saranno proprio i tempi, perché stiamo parlando di ingenti risorse da spendere in un periodo che è anche molto breve. Allora, tutti i governi dovranno presentare dei piani nazionali di investimento e riforma e lo dobbiamo fare per fine settembre, nell'augurio di chiudere l'accordo adesso, per fine settembre-ottobre tutti i governi dovranno presentarli. Questo è un grande scusi, sforzo. È vero quello Io che vorrei scriveva dire, Fubini? Non è solo, mi scusi, Ministro, è vero quello che scriveva Fubini qualche giorno fa sul Corriere, che in realtà proprio su questo punto siamo ancora a carissimo amico, non abbiamo nemmeno immaginato ancora che cosa fare e non ci si è nemmeno messi al lavoro su questo punto? Ma no. Fubini è un attento osservatore, quindi non lo contesto, però mi permetto di dire che abbiamo fatto gli stati generali in cui abbiamo messo sul tavolo 187 progetti. Due settimane fa abbiamo approvato il PNR, il Piano Nazionale delle Riforme, che saranno poi fondamentali per discuterne in Europa. Quindi strada si è fatta. Quello che manca è, lo faremo appunto appena finito l'accordo, sperando che sia un accordo da chiudere in questo weekend, e mettere insieme tutti quei progetti che non sono patrimonio solo del governo, lo dico, sono degli attori privati, pubblici, sono di tante forze politiche, anzi io mi auguro che l'opposizione partecipi a questo grande sforzo, perché sono soldi per l'Italia, non per il governo, e in questi programmi verranno presentati in Italia, ovviamente in Parlamento e poi alla Commissione europea. Io credo che sia, il suo appello è giusto, ma sia un dovere morale per quello che abbiamo vissuto, per le tragedie che abbiamo vissuto e soprattutto per fare un salto di qualità, raggiungere gli obiettivi che ci stiamo prefigurando. Il decreto semplificazione aiuterà, perché ci sono delle norme proprio studiate per velocizzare l'assorbimento delle risorse, la programmazione e la spesa. Quindi su questo prendo atto della sua sottolineatura, perché è giusta ed è giusto rispondere in maniera concreta e non solo con gli annunci. Il decreto semplificazioni che tarda ormai 9 giorni e che è stato approvato salvo intese, diciamo che non è che questo ce l'assicura tanto. Beh, no, no, non voglio infierire, però lei capisce, no, che diciamo, no. I precedenti non depongono proprio particolarmente a favore, però raccolgo, diciamo così, la sua, il suo auspicio. Dopodiché, l'altro tema, l'altra grande questione, l'altro grande non detto di ieri è stato quello del MES, che non a caso, essendo elemento divisivo, trasversale, perché divide sia le opposizioni che la maggioranza, è stato appena sfiorato dal Presidente del Consiglio. Averlo invece chiesto, dicevano soprattutto alcuni opinion leader stranieri, avrebbe aiutato nelle trattative per il recovery. Lei è d'accordo? No, io non credo questo. Andiamo per ordine. Nelle decisioni fatte negli ultimi 3 mesi si sono attivate l'Eurogruppo, il Consiglio europeo, anche 3 reti di protezione, vengono chiamate così, di emergenza, da 540 miliardi, che sono il fondo per la disoccupazione, il fondo BEI per le imprese e questa linea di credito per le spese sanitarie, dirette e indirette, che usa i finanziamenti, i fondi del MES. Ora, queste 3 reti di protezione vanno attivate col Parlamento. Il governo ha sempre detto, mi spiace
che ovviamente ci sia un'effervescenza anche a volte sbagliata, ideologica, perché ho sentito anche ieri dei toni in Parlamento che non esistono. Non vorrei dare una brutta notizia a qualcuno, ma le troiche non esistono più, non so perché ancora le vanno cercando da qualche parte. Noi scegliamo di chiudere l'accordo, il Consiglio europeo, questo accordo sul Next Generation e il bilancio, e poi, come c'è scritto nella risoluzione della maggioranza, valuteremo tutti gli strumenti europei, incluso questa linea di credito che utilizza i fondi del MES. È una scelta che stanno facendo quasi tutti i paesi europei, non vorrei dare anche qui una brutta notizia, soprattutto quelli che avrebbero un interesse come l'Italia per i tassi di interesse vantaggiosi a discutere, ma abbiamo deciso dall'inizio di chiudere questo accordo a livello europeo e poi, analizzato il fabbisogno, analizzato quelle che sono le nostre necessità, discuteremo di attivare tutti gli strumenti, di discutere tutti gli strumenti, ovviamente con il Parlamento, perché sono tutte misure che vanno discusse e valutate col Parlamento italiano, che, come sa, è molto diviso su questo tema. Sì, ahimè, sì, ma non solo il Parlamento italiano. C'è una ricerca che ha fatto il Guardian, che è stata pubblicata proprio oggi, che mostra come in realtà i governi europei, a proposito del Covid, soprattutto agli inizi, si siano molto ostacolati. Poi hanno un po' aggiustato la loro rotta e si sono comportati diversamente. Così noi abbiamo notato anche, no, un cambio di rotta, per esempio, a proposito di paesi come la Germania, cioè le cose di cui stiamo discutendo adesso, il Recovery Fund, se non ci fosse stata Ursula von der Leyen e non ci fosse stata Angela Merkel, probabilmente ce le saremmo sognate. Detto questo, che garanzie abbiamo che, diciamo, permanga questo Stato? Perché al di là dei cosiddetti paesi frugali c'è anche un'altra fronda di paesi che sono quelli rappresentati in particolare dalla Polonia, dall'Ungheria, che insomma non è che siano proprio particolarmente entusiasti di questa, insomma, di questi Ma accordi. io per compito ho ovviamente quello di leggere le dichiarazioni, però il mio compito è anche poi di parlare con gli amici, i colleghi degli altri paesi. Allora è evidente che c'è una retorica battagliera da negoziato che serve soprattutto anche per l'opinione pubblica, per i parlamenti. Poi ci sono gli interessi nazionali. Quando c'è un bilancio europeo, come dicevo, di quasi 1.800 miliardi, ognuno vede quelle che sono le proprie cosiddette linee rosse. Alcuni paesi dell'est, come lei ha citato, la Polonia per esempio è uno dei paesi che avrà più benefici da questo accordo. Altri paesi chiedono più fondi di coesione, altri più fondi per l'agricoltura, però poi quando ci si siede per un negoziato e si trova una soluzione, io credo che tolta la retorica da mezzo si vada al concreto e io credo che questa proposta della Commissione che noi difendiamo insieme alla maggioranza dei paesi sia una proposta che dia a tutti la possibilità anche di trovare quelli che sono i propri interessi nazionali rispettati. Quindi io sono abituato un po' a parole forti durante questo periodo, però poi quando si chiudono le telecamere, si spengono le luci e si va sui conti, i numeri, il bilancio, io credo che ogni paese seriamente possa dare una mano. Questa è una battaglia per l'Europa. Noi stiamo mobilitando più di 3 trilioni tra BCE, Commissione e Consiglio europeo, sostenuti dal Parlamento europeo a larga maggioranza. Quindi, per la prima volta, come ha detto Ursula von der Leyen, l'Europa si è desta perché ci ricordiamo anni di divisioni e di inconcludenza. Quindi dobbiamo andare a questo negoziato. Oggi partiremo fiduciosi, in maniera realistica, pragmatici e non solo per difendere l'interesse nazionale, ma per schierare questa alleanza, soprattutto in tempi nuovi. Se mi dà un secondo, ieri è successa Sì. un'altra cosa rilevante che ci dice quanto dobbiamo cambiare. Una sentenza della Corte ha negato quella che è un chiaro punto della Sta Commissione su parlando di Apple, parlo della Apple? sentenza Apple Gliela stavo sul per pagamento. chiedere. Sì, Ecco.
No, ma io dico, No, è non lo sa perché, grave, lo sì, è dico una vicenda perché abbastanza. l'Europa sta cambiando, Sì. è molto grave quello che è successo, perché Accipicchia. l'Europa sta cambiando e quello è un altro campanello d'allarme di una cosa che dobbiamo fare subito, che è non è più possibile avere una concorrenza sleale sulla tassazione. È una delle priorità, io credo, della Commissione, ma anche di tutti gli Stati. E guardi, in molti paesi, come noi in Italia discutiamo delle raccomandazioni della Commissione sull'Italia, quello che dobbiamo fare, le riforme che dobbiamo fare, molti paesi hanno nelle raccomandazioni di smetterla col dumping fiscale. Non è possibile avere livelli di tassazione, per le grandi imprese in paesi così disuguali, perché questo viola la concorrenza. Bene, ieri quello è un segnale che adesso è anche su quel tema è tempo di cambiare e come Italia non accetteremo più di avere questi livelli così sleali di competizione all'interno dell'Unione Europea. Quindi diciamo che anche noi abbiamo qualcosa da rinfacciare agli altri, che da un punto di vista diplomatico, messa sempre nel modo migliore, può essere utile. Ministro, io ho pochissimi minuti ancora, un paio di minuti, visto che la questione Apple l'abbiamo già affrontata. Voglio riportarla ancora però un attimo alla questione delle trattative, perché lei diceva. È abituato, no, ai toni, anche toni truanti, insomma, un po' le rodomontate. Poi però ci sono anche le scivolate improvvise. La risata di Angela Merkel l'altro giorno, quando c'è stato l'incontro con il presidente Conte, a proposito di come sarebbe potuta finire la vicenda autostrade, a qualcuno ha immediatamente fatto venire in mente un analogo episodio accaduto all'epoca del governo Berlusconi, quando sempre Merkel, e all'epoca c'era Sarkozy, risero, no, di quella che poteva essere la condizione italiana. Non fu un bel precedente. Lei come, siccome so che Non lei è, era in mi Germania spiace l'altro dire, non giorno, è, ecco, come ha interpretato quella risata? posso dirle una Sì. cosa? Deve. Se in una conferenza tra due leader, la presidenza di turno dell'Unione Europea è un leader di un paese, non voglio criticare i giornalisti, figurarsi, ma mai, sano diritto alle domande, ma se il 70% delle domande non era sul negoziato, ma su la vicenda ASPI, lei capisce che si crea anche una questione che non c'entra niente con la conferenza stampa. Quindi la battuta della cancelliera era dovuta al fatto che a quel bombardamento su ASPI di cui lei non aveva né notizie né se ne è discusso nel bilaterale, ha risposto con una battutina proprio per semplificare. Cioè, c'è una tendenza spesso di chi segue i nostri leader a livello europeo, non mi riferisco solo al primo ministro, invece di parlare degli oggetti delle riunioni di questioni di politica interna, ma non possiamo costringere altri leader di altri paesi Beh, a essere aggiornati su no, tutti i contorcimenti della politica italiana. questo ha assolutamente ragione, però capirà anche le nostre di ragioni, perché sembrava che stesse per cadere il governo, comunque che almeno Assolutamente. ci fosse un rimpasto in corso, me lo conferma, vero? Perché lei c'era l'altra No, notte. il governo ha scelto in maniera decisa, coesa, in maniera determinata. Siamo stati 5 ore uniti, il Presidente del Consiglio e il Ministro Gualtieri hanno negoziato e hanno sanato una ferita che era necessario farlo da tempo. È stata ben condotta, ben scelta e su questo c'era la massima unità, la stessa che dobbiamo dimostrare su altre questioni che lei citava prima. Per esempio, l'utilizzo dei fondi europei sarà una delle imprese collettive più importanti nei prossimi mesi, ma anche grandi questioni che riguardano la recessione economica, piani industriali come l'Ilva, che è una delle altre priorità dopo autostrade. Quindi lei fa bene a sottolineare i ritardi, però mi consenta in maniera semplice dire che l'unità del governo su questa vicenda era massima. Me lo auguro. L'ultimissima domanda, Ministro. Digitalizzazione, transazione ecologica e riforme. Questo ci chiede di fare con i soldi che potrebbero arrivare l'Europa, la sua priorità.
Io se devo parlare di digitale dico che è tempo per l'Italia di fare un cosiddetto, come esiste in altri paesi, cloud digitale. Quando parlo di semplificazione significa investire tutto sulla velocità, sul controllo in sicurezza dei dati e quindi l'Italia si deve dotare velocemente di una grande nuvola di gestione di quelle che sono tutto il suo patrimonio informativo, metterlo in sicurezza, perché una delle sfide oggi più grandi è la cyber security, la sicurezza dei dati, e questo serve alla pubblica amministrazione per velocizzare tutte le procedure di scelta, di decisione e anche di servizi ai cittadini. Il cloud italiano sarà uno dei progetti che finanzieremo insieme agli altri sul green, sull'industria, sull'impresa, sul turismo, il commercio, con i fondi che arriveranno dall'accordo che faremo. Ma se dovessi dire un'esigenza europea per il nostro paese, dico costruire un cloud, come si chiama nel linguaggio tecnico, che mette l'Italia, la sua capacità anche pubblica e privata, all'altezza delle sfide. Va bene, allora buon viaggio. So che questa sera c'è una cena preparatoria con il Grazie. presidente Macron per avere, diciamo, un altro alleato possibile in questa trattativa e da domani si comincia. Da domani rock and roll. In bocca al lupo anche per il nostro paese, soprattutto. Grazie. Buona, Bocca al buona, lupo per l'Italia, sì. esatto. Buona giornata Ministro, buona giornata anche a tutti voi che ci avete seguito. Sono le 9:34, devo dare la linea ad Andrea Pancani. Ci vediamo, se volete, domani mattina. Buona giornata.